Bravo sei. In silenzio radio. Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty. Buongiorno ragazzi, mettetevi comodi perché oggi è un grandissimo TG COD. Subito spaccate il video di like, mi raccomando arriviamo a 500 e iscrivetevi se siete nuovi. Vi ricordo la mia importantissima collaborazione con Eneba.com, link in descrizione, che vi permette di acquistare videogiochi scontati, abbonamenti per giocare online scontati. Troverete anche i codici della beta di MV2 se volete preordinare il gioco, ma vi comprate il codice della beta a 1,27€, 1,28€. Ieri sera Activision stava già mandando tutti i codici, vi spiegherò tutto quanto nel video informativo. Poi se volete supportarmi in maniera ancora più importante, troverete il tasto abbonati per fare la sub al mio canale, così mi offrite un caffè, 99 centesimi la sub mensile. Ma partiamo innanzitutto con la notizia più importante. Questa sera, ore 18:30, prenderà il via il più grande evento della storia, ragazzi, di Call of Duty, il Call of Duty Next, di cui vi parlo veramente da settimane. Che cosa accadrà questa sera? Alle ore 18:30 italiane ci sarà il reveal di MV2 Multiplayer, il reveal di Warzone 2.0, il reveal di Warzone Mobile, nuovi dettagli in anteprima su MV2, sulle modalità e sulle mappe della beta, e poi ci saranno dei live gameplay di giornalisti, influencer e content creator che sono stati invitati da Activision in America. La cosa importantissima quale sarà? Che vedremo gameplay in live non soltanto di MV2, ma addirittura vedremo finalmente anche Warzone 2.0, l'ha confermato il profilo ufficiale di Call of Duty. Vi faccio vedere alcuni gadget che hanno ricevuto i vari influencer appunto durante questo evento, non appena sono arrivati in albergo. Quindi 18:30 lo potrete seguire o sul canale YouTube ufficiale di Call of Duty qui su YouTube, oppure alle 18:30 sempre in live sul canale Twitch ufficiale di Call of Duty. Questi i due punti per seguire appunto l'evento streamato a di Call of Duty, oppure vi basterà seguire il vostro influencer se stato invitato appunto all'evento. Ma parliamo di tutto quello che è successo ieri sera, così facciamo un recap completo della beta, perché voglio essere il più preciso possibile per farvi capire bene tutti gli step, tutti i passaggi e tutto quello che sta per accadere per quanto riguarda la beta appunto di MV2. Allora, la beta di MV2, vi ricordo, si attiverà e si potrà giocare praticamente con i server attivi da domani sera, quindi 16 settembre alle ore 19, salvo apertura anticipata dei server, su PlayStation con il pre-order. Quindi dal 16 al 17 ovviamente si potrà giocare appunto con il pre-order su PlayStation, oppure se avete un codice, se vi hanno regalato un codice qualche vostro amico, oppure ragazzi se praticamente vi hanno appunto regalato oppure avete comprato praticamente un altro codice direttamente su Eneba. Vi ricordo 1,27€, 1,30€, qualcosa del genere se non ricordo male come sono le date. E poi ovviamente la prossima settimana ci sarà sempre nei primi due giorni l'accesso anticipato per Xbox e PC, quindi parlo del 23 e 24, e poi si aprirà appunto a tutti quanti ovviamente dal 17 in poi, quindi dal 18 in poi per i due giorni a seguire. Ragazzi, avrete la possibilità di giocarla praticamente open se siete ovviamente su PlayStation, quindi soltanto i primi due giorni sono in accesso anticipato con i preordini oppure praticamente con i codici della beta. Questo ragazzi per dirvelo un'altra volta, perché me l'avete chiesto veramente da tutte le salse. Quindi 16-17 piattaforma accesso anticipato PlayStation o con i codici, 18-20 settembre disponibile per tutti i giocatori su PlayStation senza preordine, seconda settimana 22-23 ovviamente se avrete praticamente il preordine Xbox e PC,
e sempre open beta su PlayStation, 24-26 open beta sempre su PlayStation, ma anche appunto open beta su Xbox e PC. Andatevela a prendere un codice su Eneba, ragazzi, così almeno giocherete già dal 16 se siete su PlayStation senza preordine, e ovviamente dalla prossima settimana su Xbox e PC se non avete il preordine. Così almeno spero di essere stato molto chiaro. Che cosa dovete fare con il codice? Trovate la guida sul mio canale YouTube, basterà scrivere guida e come scaricare la beta. Vi basterà andarla a mettere ovviamente su callofduty.com/betaredem, ma ovviamente troverete il video con tutti i dettagli. E la cosa molto importante è che dovrete aspettare poi la seconda email ovviamente di Activision, con quel codice scaricherete la beta. Cosa molto importante: se avete la versione digitale non vi servono codici. Ma quanto pesa amante questa beta? Bene, ieri sono stati ufficializzati i pesi, perché ovviamente da ieri sera con i preordini si può già iniziare a scaricare la beta. Su PS4 pesa 45,2 GB, su PS5 27,6. Se questo è il peso della beta, ragazzi, non oso immaginare il peso completo, praticamente del gioco completo. Mi verrebbe da pensare almeno una piotta e mezza, se non di più. Non appena poi usciranno i pesi vi terrò aggiornati. Su PC, andando a vedere la piattaforma di Steam, si parla di 25 GB, ma prossima settimana sarà disponibile su PC, vi darò i pesi. Questi intanto sono i pesi per quanto riguarda la versione PlayStation, che è ovviamente in accesso anticipato la prima settimana. Ieri sera poi vi ho fatto vedere un video veramente che ha messo un hype della Madonna, ve lo potete trovare in nome sul mio canale, ve lo metto in alto a destra. Il profilo ufficiale di Call of Duty ha presentato ieri sera il FFJX Cinder Weapon Vault, che è il primo progetto arma in assoluto per chi ha preordinato la versione Vault o la versione cassaforte, che sarà poi disponibile anche nell'open beta come accesso anticipato di questo bonus. È stato confermato che saranno 50 gli accessori disponibili e che tutti riprenderanno lo stesso tema del progetto dell'arma. Quindi, ragazzi, finalmente ci sarà una vera e propria coerenza con le mimetiche e con gli accessori. Vi posso far vedere anche la intro iniziale della beta di Modern Warfare 2 con i titoli delle varie software house che hanno sviluppato il gioco, ed è possibile anche dare un primo sguardo al menu di gioco. Alcune schermate non ve le mostro perché non so se sono coperte da copyright, perché alcuni utenti sono riusciti ad accedere anche a delle impostazioni segrete della beta, che è uscita appunto ieri sera e sarà giocabile da domani, dove è possibile trovare l'opzione del FOV presente anche negli scorsi titoli, quindi parliamo sia di Vanguard che di Cold War. Quindi, a differenza di MW 2019, questo gioco ha il FOV, ma soprattutto c'è un'opzione dedicata al FOV in terza persona. Non fatevi ingannare da questa opzione, perché si parla del FOV dei mezzi, quindi non ha nulla a che vedere con un COD in terza persona. Inoltre è stato progettato anche e trovato un launcher, un hub riguardante proprio Call of Duty. Vi ricordate, avevamo anche parlato di questa sorta di hub e di launcher che dovrebbe appunto riguardare un Call of Duty per poter lanciare tutti i vari COD. Staremo a vedere come sarà implementata questa novità. E quindi questo è tutto quello che vi devo dire. Non resta soltanto che attendere l'evento di questa sera per scoprire i contenuti della beta. Vi ho fatto vedere nei giorni passati alcune mappe, vi ho fatto vedere ieri l'anteprima della panoramica di museo. Non resta altro appunto che l'annuncio di questa sera per vedere i primi gameplay live. Poi domani ovviamente faremo un recap completo dell'evento di questa sera delle 18:30. Seguitemi sui miei social, principalmente Telegram e Twitter, perché vi terrò aggiornati con gameplay, notizie in anteprima dalle 18:30 da me e tutti i miei amici a cui collaboriamo appunto sui vari social di COD. Quindi mi raccomando, 18:30, Telegram e Twitter sul mio canale. Vi aprite su un'altra schermata la live da YouTube di COD o di Twitch di COD, e mi raccomando, divertite i ragazzi, perché questa sera sarà uno dei più belli eventi della storia di Call of Duty. Un bel mi piace, iscrivetevi se siete nuovi, se volete supportarmi tasta abbonati, e noi ci vediamo domani con un mega TG COD.